Rallegrati, Madre della Luce, Gesù Sole di Giustizia, vincendo le tenebre del sepolcro, illumina tutto l'universo. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Carissimi fratelli e sorelle, per noi che dalla Chiesa sempre di San Domenico e Sisto celebriamo il sabato mattina la Santa Messa in onore del Cuore Immacolato di Maria, oggi che siamo nel tempo pasquale la celebriamo Santa Maria nella risurrezione del Signore. Vogliamo chiedere a Maria soprattutto la grazia della sua intercessione, perché la nostra risurrezione già avviene mediante la conoscenza dei nostri peccati e che chiediamo perdono a Gesù di tutto ciò che abbiamo fatto in pensieri, parole, opere ed omissioni. Facciamo il nostro esame di coscienza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa resurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio di Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro, ed essi saranno il suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi, non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Se tu, Maria, la città di Dio in cui abita la giustizia, io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi hai avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge di adeno e come una sposa si adorna di gioielli. Se tu, o Maria, la città di Dio in cui abita la giustizia, come la terra produce la vegetazione e come un giardino fa germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli. Sei tu, o Maria, la città di Dio in cui abita la giustizia. Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti re la tua gloria, ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del Signore avrà indicato. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Sei tu, o Maria, la città di Dio in cui abita la giustizia.
Alleluia, alleluia. Ave, Santa Maria, tu hai portato presso la croce i dolori del tuo figlio e ora esulta di serenissima gioia. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. Passati il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essi. Il suo aspetto era come la folgore, il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che ebbero di lui le guardie tremarono tramortite. Ma l'angelo disse alle donne: non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui. E risorto come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli. È risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande le donne corsero a dare l'annunzio ai discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo: saluti a voi. Ed esse, avvicinatosi, gli cinsero i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Una considerazione nostra spirituale questa mattina, questo giorno di sabato, giorno mariano, per noi che siamo devoti di Maria, siamo figli di questa mamma che instancabilmente, con quella potenza della sua umiltà che emana dal suo cuore e dalle sue parole, anche oggi ci invita a riflettere in questo tempo di preparazione pasquale per la Pentecoste, ad avere sempre un ardente desiderio nel nostro cuore, al di là della nostra vita che sia segnata dall'esperienza del peccato, della nostra vita che sia segnata dallo scoraggiamento, dalla sfiducia, da quegli elementi che spesso ci abbattono, ma di avere sempre questo desiderio di cercare il Signore, ma in modo particolare il Cristo risorto. E proprio la celebrazione di oggi, Santa Maria nella risurrezione, è proprio lei che ci indica la strada per andare verso il sepolcro e trovare la tomba vuota, perché in quella tomba vuota ognuno di noi possa trovare quelle risposte che ci portiamo dentro, quelle risposte che non sempre arrivano nell'immediatezza dei nostri istinti e pensieri, ma ci vengono soprattutto dato come dono gratuito di Dio, che illumina, è una tomba che illumina, è una tomba che ti rigenera, è una tomba che ti santifica. E allora dobbiamo sul serio con Maria camminare verso questa esperienza, perché lasciamoci ardentemente trasformare in modo particolare dalla nostra intelligenza che vuole guarire, in la nostra volontà che vuole guarire. I mali in cui dobbiamo combattere sono soprattutto quei pensieri inutili, quelle espressività che non hanno nessun valore davanti a Dio. Dobbiamo proprio chiedere al Signore che ci risana interiormente per poter contemplare la sua luce che emerge dalla sua parola. Come Gesù ha detto ai discepoli di Emmaus, stolti e tardi di cuore. Non avevate letto la scrittura, e lì che voi potete conoscermi e amarmi. E Maria ci indica quindi questa strada della parola di Dio, che per noi apre orizzonti nuovi di certezza che Dio ci ama, che Dio non ci abbandona. Anche in questo tempo che ormai è questa quasi volgendo a termine per le nostre celebrazioni che ritorneranno a essere celebrate pubblicamente,
Speriamo ecco che questo nuovo ritorno sia fondato su quei valori, su quella fede che ci permetterà non più ecco, di offendere il Signore, ma di metterlo al centro del nostro cuore, fare della resurrezione il fulcro della nostra fede, perché se una fede legata soltanto ai venti terreni, una fede legata al miracolismo terreno, rimarremo sempre delusi, perché anche Gesù ha fatto i miracoli. Il venerdì, giovedì, la domenica delle palme, tutti lo sanno, il venerdì non hanno esitato a urlare crocifiggilo. Per cui lasciamo che i nostri cuori si purificano con l'aiuto e la grazia di Maria per entrare in quel sepolcro e rimanere in un'estasi continua d'amore, dove quella luce fa luce alla nostra nuova vita. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Preghiamo insieme, sorelle e fratelli, perché mio e di vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio. Allora e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Padre, i doni che ti offriamo nel gioioso ricordo della Vergine Madre ed esaudisci la nostra preghiera. Ci aiuti e ci soccorri Cristo, uomo Dio, che si offrì per noi agnello senza macchia sulla croce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella risurrezione di Cristo tu hai colmato di letizia ineffabile il cuore della madre e hai mirabilmente esaltato la sua fede. La Vergine Maria, che credendo concepì il figlio, credendo attese in credito la vittoria pasquale, forte di questa fede guardò al giorno radioso in cui dileguate le tenebre della morte, una luce gioiosa avrebbe inondato il mondo intero e la Chiesa nascente avrebbe contemplato con trepida esultanza il volto glorioso del suo immortale Signore. Per mezzo di lui si avvedano gli angeli, l'eternità adorano la gloria del tuo volto. A loro canto concede, oh Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna.
Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre il tuo nome e sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo in mente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino per noi il corpo e sangue di Gesù Cristo, nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane e ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Con la preghiera di benedizione lo diede sui discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nella testa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne e te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre, pace, salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, tuo servo, il nostro Papa Francesco, i vescovi, tutti il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, con Dio, doni al mondo ogni bene. Questa intenzione mettiamo tutte le vostre intenzioni, le vostre famiglie, i vostri figli, i vostri nipoti, giovani, ammalati e tutte le grazie che vogliamo da questa sorgente di grazia. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore, formato il suo divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia. Vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo,
che detto tu ai apostoli, vi lascio la pace, ti do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E donali di te pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati siamo noi invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. Signore, che ci hai accolto alla tua mensa, conferma in noi il dono della vera fede, che ci fa riconoscere il Figlio della Vergine, il Verbo fatto uomo, e per la potenza della sua risurrezione, guidaci al possesso della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. In nome del Signore, la messa è finita, andiamo in pace, prendiamo grazie a Dio. Ecco, vi ricordo che stasera alle 20:30 avremo l'adorazione del Santo Rosario. Auguro a tutti voi una buona giornata con Maria. Insieme diciamo: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. E un cordiale saluto anche a tutti gli amanti, che la Madonna possa questo sabato dare tanta forza, consolazione e speranza.